Ciao ragazze, benvenuti a tutte nel mio canale. Sono qui nella mia celletta e oggi ho deciso di fare il video sui regali natalizi che potete trovare da me in celletta. Eh sì, perché voglio aprire questa un attimo piccola parentesi per poi dopo andare mano a mano a mostrarvi i prodotti, perché ho deciso che siccome già sono 2 anni che vi mostro tutto quello che si può trovare in profumeria, però siccome tantissime persone comprano da me e quindi tramite i miei pacchi, ho deciso di farlo un po' più particolare perché onestamente si vedono solo i video di idee regalo natalizie di Sephora. Per carità, tutti questi meravigliosi cofanetti che anche io mi comprerei. Cose, diciamo, molto molto belle, però in sostanza difficilmente si vede in una profumeria tradizionale ciò che ci può essere come idea regalo. E quindi io ho deciso in questo caso di mostrarvi dei cofanetti che forse vedrete anche sia in altre profumerie o da Sephora per dire altri nomi di profumerie, ma onestamente anche quello che io ho deciso di prendere come accessori anche in previsione, diciamo, come regali per le mie clienti che vengono qui e come anche poi coccolare le persone che vengono qui. Nel senso che mi piace avere l'accessorio un po' ricercato, da un prezzo più basso a un prezzo più alto, quindi vedrete se ce la faccio ogni settimana un video dedicato alle idee regalo, donna, uomo, bambini, misto, perché non posso, fare un video solo su low cost, high cost, quindi vi chiedo, diciamo, di guardarli così anche da prendere, estrapolare un'idea e vedrete mano a mano tante cose. Quindi da questa settimana in poi ci sarà ogni settimana il video sulle idee regalo. Trovate poi tutti i prezzi scritti giù nell'info box e soprattutto poi se volete acquistare da me o comunque qualsiasi informazione voi vogliate potete tranquillamente scrivere giù alla mia mail che trovate sempre nell'info box. Iniziamo, se no questo video veramente diventerà lunghissimo. Allora, prima di tutto, ripeto, sarà random tutti i vari prezzi, dal prezzo più basso al prezzo più alto. E poi vedrete mano a mano tantissime cose. Allora, la prima cosa che vi voglio mostrare, che per la prima volta mi è arrivato in celletta, è il calendario dell'avvento firmato L'Occitane. Eh sì, perché dovete sapere che mano a mano sto, diciamo, provando tantissimi brand, li do anche come campioni nei miei pacchi e quindi ho modo di provare tante cose. L'Occitane è un brand che mi piace moltissimo e quindi ho avuto la possibilità di presentarvelo e quindi di mostrarvi che c'è in anteprima nella mia celletta e sono molto molto contenta che voi trovate questo calendario dell'avvento. Eccolo qui e ripeto, tutti i prezzi li troverete giù nell'info box. Chi non conosce un calendario dell'avvento, in questo caso è dell'Occitane, dal 1 di dicembre al 24 di dicembre si trova sempre, si apre una casellina e si trovano dei prodotti da provare in una size più grande e io li adoro. Quindi come idea regalo la trovo molto carina. Poi, kit rosso all'Italia che l'ho ripetuto da regalare, vi parlo di Diego della Palma, dove trovate lo smalto con il rossetto in edizione limitata di Diego della Palma, che è un lancio che ha fatto proprio per l'Alitalia. Quindi molto carino perché chi ama comunque laccare le unghie e il rossetto in abbinamento lo trovo un'idea regalo particolare in edizione limitata e questa è la cosa che più mi piace perché onestamente, essendo in edizione limitata, io vado sempre a cercare e a consigliare delle cose che poi dopo potrebbero non trovarsi più. Kit del mascara volume Full Lash della linea di Shiseido, dove in regalo trovate la mini taglia proprio dello struccante occhi grande e la mini taglia del rossetto, eccolo qui, quindi un mascara che non sempre viene consigliato, eppure un buon mascara. Volume, lo struccante occhi è buonissimo e i Perfect Rouge poi sono veramente validissimi. È un colore rosso, quindi un po' come vuole il Natale, e poi è una mini taglia che secondo me è anche molto carina da avere.
Per quanto riguarda invece sempre mascara, questo è quello che ha presentato Dior, che non poteva non presentare per il suo Natale. Eccolo qui, il Dior Holiday Couture, dove trovate al prezzo del Plumping Volume, che io adoro, anche la mini taglia dell'ombretto, quindi si presenta così, e sapete sempre che chi ama avere mini taglie o comunque avere un ombretto pratico e comodo da viaggio è carino. Ripropone sempre una nuance con i toni del beige, quindi devo dire che rimane sempre un'idea molto carina da regalare. Il mascara, chi è che non lo utilizza, chi è che non ne ha più di uno, chi è che non vuole provare diciamo anche un brand un po' più ai costi, quindi secondo me è carino da regalare. E Dior quest'anno ha proposto la prima palette che vi mostrerò, che è bellissima, la Dior Holiday Couture Collection. Eccola qui, la Vestiaire Couleur Lèvres, questa palette in vinile meravigliosa, con il logo tutto glitterato, eccolo qua, si presenta in questo modo, e qui trovate sia gli ombretti che i rossetti e il proprio pennellino, quindi si presenta così, vedete, con gli ombretti luminosi, i gloss dal chiaro a quello rosato a quello rosso. Mi piace perché è comoda da viaggio, con una palette voi avete praticamente sia ombretti che gloss, e devo dire che è una di una sciccheria veramente immensa. Restando in tema sempre cofanetti, perché poi mano a mano vi mostrerò il resto, Diego Dalla Palma quest'anno si è un po' sbizzarrito. Allora, prima di tutto ha creato questo iconic look, il party mi è purtroppo già terminato, incredibile ma vero, anche questi mi stanno rimanendo pochissimi pezzi, dove trovate proprio in edizione limitata il ciglione, ma che conoscete, la matita nera per gli occhi, un rossetto che in questo caso ha lanciato il mattissimo 167, quindi sempre questo rosso natalizio, ma la particolarità resta la palette, perché ovviamente è in edizione limitata e si presenta in questo modo. Io li adoro, sono molto pigmentati e scriventi, con queste tonalità del beige, del marroncino e del color nude, quindi mi piace moltissimo perché sono dei prezzi veramente in offerta, poi comunque trovate lo sconto, e mi piace perché ha la scatola che poi vi resta e potete provare vari prodotti del brand di Diego Dalla Palma. Ancora sempre kit, questa volta ciglione, dove avete matita e mascara, ma vogliamo dire quanto sono belle le scatole, a me piacciono moltissimo e si possono mettere tantissime cose all'interno. Ecco qui dove trovate il mascara con la matita degli occhi. Ciglione è uno dei mascara più venduti, nonostante mi piaccia, ma ce ne sono altri due che io trovo meravigliosi, tra cui anche il nuovo tube. Poi quest'anno ha lanciato tutti gli smalti. Per chi è una nail addict, è bello perché un cofanetto di smalti, dove Diego Dalla Palma sono comunque veramente molto validi, ha creato le tonalità del rosso, del bordeaux, cerco di non farli cadere, con la base e quella diciamo anti sbeccamento, eccola qui, la base indurente, il rosso classico e il bordeaux, non di quello scuro ma il mezzo tono subito dopo il rosso. Mi piace perché voi avete la possibilità di provare i prodotti e in più anche due nuance di colori di smalti che devo dire che Diego Dalla Palma ha e sono molto, molto carini, ma allo stesso tempo sono molto buoni. Poi abbiamo ultimo cofanetto dedicato alle labbra, questa volta non può mancare il Geisha nella colorazione rossa con la sua matita in abbinamento, e quindi i Geisha sono tra i miei rossetti preferiti, rossetti liquidi che si asciugano, resistentissimi, che si fissano, la restano, dovete provarli. Quindi questi per quanto riguarda cofanetti, ma andiamo poi a tutt'altro. Idee molto carine da regalare. Quest'anno io ho preso Nebu e trovo che è un brand, a mio avviso, spettacolare.
L'ho preso a giugno, vi devo dire la vera verità che da giugno a dicembre sono al quarto ordine, perché lo sto facendo amare alle mie clienti, alle persone che comprano nel mio blog, quindi tramite i miei pacchi, perché è una marcia in più. Polveri di vitamina E micronizzate, quindi un antiradicale libero, si possono utilizzare da sole, sono luminosissime e anche e soprattutto da regalare e da avere, da possedere, secondo me è un qualcosa di un vero lusso che non può mancare. Allora, prima di tutto vi mostro anche da regalare, quindi come idee regalo natalizie, questo rossetto. Ho preso un colore a caso, ma voi dovete vedere il packaging, placcato in oro, eccolo qui con lo Swarovski. Proprio della linea del brand Swarovski, questo è il rossetto. Ecco qui, vabbè, ho preso un colore per mostrarvelo. Un rossetto tipo missile, tipo siluro. Quindi il brand, colei che ovviamente ha creato, che è una donna super fashion americana con un magnate russo, lei voleva che i suoi cosmetici, quindi che il rossetto, l'ombretto, l'illuminante, non solo si vedessero bene, ma che fossero belli pieni da avere anche in mano. E questo rossetto lo è. Questo è un illuminante meraviglioso. Guardate già solo il packaging. Eccolo qui, questo è placcato argento con l'Aquila, eccolo qui, e lo Swarovski. Questa è una polvere glitterata con dell'oro bianco che si può utilizzare per il viso e per il corpo. È stupenda, veramente ha un finish meravigliosa e solo questo è un regalo veramente prezioso per chi volesse averlo e da regalare. Un qualcosa di estremamente chic, non può che non essere il pennello. Chi ama avere dei pennelli particolari, Nebu ha questo, diciamo, questo packaging spettacolare che si presenta così. Eccolo qui con tutti gli Swarovski, il pennello è in setola naturale, questo è placcato in argento, trovate varie gradazioni di Swarovski e questo è quello medio. Quindi vedete anche nel suo astuccio, guardate com'è carino. Nebo è un brand di lusso e si compra una volta ma dura tantissimo, quindi un vero gioiello da avere. Io l'ho regalato, so che è piaciuto veramente moltissimo e dare anche a voi o alle mie signore che vengono qui a comprare qualcosa di particolare mi riempie il cuore. E infine anche un ombretto, io ho preso sempre questo placcato in argento, non può mancare il finish ultra pigmentato, questo è uno dei miei colori preferiti, l'avete visto con i toni del beige, champagne e marrone, sempre setificato, polvere di vitamina E, si possono utilizzare senza il primer, sono iper extra resistenti e quindi fa varie colorazioni, ma il packaging è stellare, veramente meraviglioso e poi non si trova in giro, è molto selettivo e non è tutti questi cofanetti che si sentono, si vedono, che per carità anche quelli sono meravigliosi, ve l'ho detto, però avere una ricercatezza anche nel make-up a me personalmente non mi dispiace. Passando invece un attimo agli accessori, perché anche quelli vi voglio mostrare, mi piace poter dare la scelta anche di più cose. Ovviamente nelle mie foto, vedete nei miei video, io li vado sempre a guarnire le foto con borse, accessori, pochette, bijou. E quindi voglio mostrarvi una che ovviamente, ma ce ne sono tantissime, che mano a mano nei video vi mostrerò. Questa della linea dietro, eccola qui, questa pochette con la nuova in seta e stoffa, questa è del colore blu, è la piccolina e ovviamente poi a salire, ovviamente è una pochette meravigliosa da avere in borsa, è una coccola anche da avere tra le mani ed è una classica portatrucco, quindi ora sembra bella, diciamo, più piena perché c'è la carta. E sempre dietro, quest'anno ho voluto fare questo stringicollo molto particolare che si presenta così, con il verde, bellissimo, perché riprende non solo il disegno cashmere dietro, ma il velluto che è tantissimo di moda. Questo è nella colorazione verde. Sapete il mio colore preferito, ma
non per questo io non lo vada a prendere per la mia celletta, con i colori del beige, veramente una persona bionda, con una persona agli occhi chiari, un regalo un po' più importante, impreziosito poi dalla pallina di Swarovski. E poi perché no? Noi ci curiamo tanto con una bella borsa, diciamo un bel vestito, ma l'accessorio deve essere in tema proprio di quello che andiamo a indossare. Perché no? Anche per una festa di Natale, secondo me, è molto molto bello. Anche per i capelli, Etro quest'anno ha fatto delle cose molto particolari. Io adoro le pinze, veramente ne ho tantissime. E questo per i capelli, dove è tutto vetrificato con gli Swarovski all'interno, super no, Swarovski al laterale, scusatemi, con la E dietro con gli Swarovski, ma tutto vetrificato, glitterato, meraviglioso. Quindi pensate nei capelli questo quanto sia bello. Restando in tema sempre di capelli, un altro brand che io ho, che è Chiales, che è un'azienda italiana, dove ovviamente fa tutti gli accessori particolari che poi vi mostrerò. Guardate questo in particolar modo com'è bello, tutto di Swarovski, e da avere nei capelli è un vero gioiello per una festa, una serata, anche solo per raccoglierli. O l'altro, che ho preso uno un po' più classico, un po' più semplice, che è la barretta classica. Quindi anche da regalare, io trovo un'idea deliziosa per chi ama tirare sui capelli, per chi ama comunque avere qualcosa, un accessorio molto più particolare, perché non sempre si trovano di queste cose. E restando sempre in tema accessori per i capelli, vi ho preso anche delle pinze, in questo caso sempre di Chiales, che mano a mano mi stanno arrivando. Questa con gli Swarovski, molto molto carina sia sopra che al centro. E poi anche questa, che è tutta diciamo diamantata in questo modo, e c'è anche in argento, quindi molto molto carina da avere tra i capelli. Un'idea da mettere in più ad un regalo già molto particolare. In tema di accessori, etro sempre capelli, guardate questi nuovi, quanto sono carini! Sono i fermacode, guardate, con queste boule di perline, e sono tutte in seta. Io me ne sono presi, e mi sono presa anche questo qui con, diciamo, i nuovi fiocchettini, un po' più piccolino, quindi quando li leggo così e poi li voglio legare dietro, li trovo deliziosi con queste nuove colorazioni, ma ce ne sono di tanti colori. Passando un attimo ai bijou, vi voglio mostrare quelli che sono dietro, e in particolar modo questa combo, che io trovo bellissima, uguale a quello per i capelli, quindi vetrificato con gli Swarovski. Guardate questa, ma che meraviglia! È un outfit tutta particolare, con questa collana particolare perché vetrificata, e rende un outfit molto più, diciamo, sia sportivo ma allo stesso tempo anche elegante. Vedete tutti questi sbrilluccichi di questo vetrificato all'interno, ma che cos'è, meraviglioso! E anche la parure con gli orecchini, quindi uno può scegliere se l'uno o se l'altro, ma io trovo, guardate come sono belli, stupendi! Quindi un regalo molto particolare. E poi questi, devo dire che per il prezzo che hanno, che sono dietro, per carità, non costano neanche tantissimo. Di sodini invece al momento stanno arrivando mano a mano tutti i nuovi bijou. Vi ho voluto prendere questo perché in previsione del Natale è un regalo un po' più importante, ma che cos'è questo bracciale? Ma guardate quanto è bello, guarnisce veramente un outfit in maniera stupenda. Tutto di Swarovski, di perle, quindi fa la sua figura anche con un vestito a maniche corte. E poi una giacca sua, o comunque una pashmina un po' più importante. Io lo trovo veramente meraviglioso, e quindi degli accessori un po' più importanti. Voglio concludere questa prima tranche di regali natalizi con altri due o tre cose da mostrarvi. Prima di tutto, per chi ama sempre mettere uno smalto particolare, o semplicemente per chi fa collezione, non può mancare lo smalto a pallina di Natale della linea di Dior. In questo caso, guardate, io ho preso uno in particolar modo, questo nella colorazione del rosso classico, eccolo qui, e quindi bello. Dior, sono 4 anni che lo fa, sono 4 anni che esiste, e sono 4 anni che finisce, arriva e finisce. Quindi è bello anche da avere. C'è col dorato, c'è col verde, c'è col viola. Io ho preso il classico rosso, che non può mai mancare in previsione del Natale. Di Chiales vi voglio mostrare anche quello che ho fatto come accessori, anche molto carino, degli ombrelli da viaggio. Guardate, guardate che carino con il blu. Questo ha tutti i disegni proprio del fiocco di neve di Natale.
con il blu e il giallo, con il fiore, e particolare perché sono belli grandi, resistenti, è il secondo anno che li faccio, piacciono moltissimo, sono belli grandi, però poi comodi anche, diciamo, da viaggio, non dico da borsa perché sono un po' più grandi, però per il prezzo che hanno sono un'idea molto molto carina. Concludo con le ultime due cose dove ho la pochette, questa sempre di Kiales, con questa forma particolare bianca e nera, a un prezzo molto comodo, molto veloce, perché generalmente io consiglio sempre che quando si può, ecco, regalare al limite un rossetto, un ombretto, è carino metterlo in una pochette, così il ricordo anche di qualcosa tangibile è ancora più bello. Quindi cerco di fare delle pochette carine, graziose ovviamente, ad un prezzo anche un po' più ridotto, più comodo rispetto ad una etro, e quindi anche carina da regalare o da mettere qualcosa dentro, anche uno smalto, non so, qualcosa come accessorio per i capelli, e quindi da fare un regalo tra virgolette un po' più importante ma non eccessivamente costoso. E per finire, ultimo ma non per importanza perché grande, la trousse di Estée Lauder, che la trovo veramente meravigliosa, questa valigetta con rosso, ve la apro anche se non riesco ad aprirla tutta, poi al limite vi metto una foto. Eccola qui, ma mi dovete dire che cos'è? È stupenda, guardate questa lenzina in pelle rossa, un regalo importante, meraviglioso, e si presenta così. Quindi voi andate a togliere, vabbè, adesso ci proviamo, la apro, andate a togliere questo e si presenta, aspettate, così, ecco qui. Con le Night Repair, guardate, eccole qui, due rossetti, un beige, un rosso, il mascara Suntuose, lo struccante occhi, la crema per il viso Revitalizing, e poi ci sono, ve ne apro una per mostrarvelo, una palette in particolar modo con i toni caldi e freddi di Ombretti, quindi anche comoda da portare in viaggio, vedete poi con questo logo tutto dorato, zigrinato, eccolo qui, questi sono gli ombretti con le tonalità del viola, grigio, argento, quindi tonalità fredde, trovate anche le tonalità calde del beige e del marrone, i blush in abbinamento. E trovo, per chi desidera fare un regalo più importante, abbinare sia del make up a qualcosa di skin care, ed Estée Lauder con le Night Repair è un prodotto meraviglioso, amatissimo e veramente che dà degli ottimi risultati, a qualcosa di make up impreziosisce anche chi lo regala, ma soprattutto chi lo riceve. Quindi trovo che per chi desidera un regalo più importante questo sia l'ideale. Bene, io vi ho fatto la prima carrellata di prodotti che potete trovare un po' dappertutto, ma particolari cose anche nella mia celletta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se quest'idea vi piace, io continuerò a farne degli altri, così potrete vedere tutto quello che mano a mano mi arriva in celletta. Qualsiasi cosa vi aspetto, scrivetemi alla mia mail e noi, come sempre, se vi va, ci vediamo ad un mio prossimo video e non dimenticate di spolliciare e di iscrivervi al canale.